stampa digitale grande formato, decorazione automezzi, stampa UV. E ormai bisognerebbe ricominciare, perché altrimenti tutti i lavori che continuano a chiamarmi in sti giorni, non so neanche cosa rispondere ai clienti. Beh, avevamo un sacco di materiale pronto, noi lavoravamo per la PS di Padova e dopo tanti altri, piccoli o grandi, non importa. Però erano tutti là dentro, pronti, stampati, da consegnare. Adesso ci chiedono dei tempi, però non so neanche cosa rispondere. Quindi se non arriva qualcosa che ci dà un aiuto, un po' di soldi per poter riaprire, per almeno le prime cose da fare, perché da noi che avevamo un tipo di materiale che soffre l'umidità altamente, abbiamo buttato via tutto. Svuotando tutto, non c'è rimasto più niente. Tutto sotto al 1,60 m, il livello d'acqua si vede dove arrivava, abbiamo fatto tutto. Noi facciamo produzione di accessori di tende da sole, abbiamo 40 famiglie da dargli a mangiare, qua abbiamo perso tutto, i nostri macchinari sono tutti quanti qua in strada. Questo è quello che resta dei nostri uffici, reception, ufficio amministrativo, tutta la contabilità, tutto perso, computer. Ci eravamo preparati per i 50 cm d'acqua. Come potete vedere, questo è il risultato. Io ero qui, era mezzanotte, sono arrivato qui alle 10:30, eravamo preoccupati, sono arrivato io e mio padre, eravamo qui fuori strada, abbiamo sentito il rumore dell'acqua, siamo andati a vedere su in strada, abbiamo visto dalla campagna arrivare un'onda vera e propria. Abbiamo fatto il tempo ad arrivare qua, prenderci gli stivali, avevamo già l'acqua a 30 cm. Da qua alla strada, che sono 150 metri, l'acqua arrivava già a 70 cm. In 25 minuti ha riempito tutta la zona artigianale. Avevo delle consegne, ho degli ordini che i clienti stanno aspettando, sia in Italia che all'estero, e non so come far fronte a tutto questo. Se lo Stato non ci dà una mano, penso non ce la faremo riaprire da soli. Riflessione che anche noi veneti vogliamo essere trattati come tutto il resto d'Italia, perché siamo italiani, vogliamo un aiuto concreto, siamo stufi di rimboccarci le maniche, ma in questo momento noi ci rimbocchiamo le maniche, ma vogliamo un aiuto concreto. Aziende tutte riunite in questo posto, e lei che ha la possibilità di filmare queste cose si rende conto di qual è la gravità della cosa. Tutte 35 colpite con 2 metri e mezzo d'acqua dentro le fabbriche. Quando poi chiediamo il risarcimento dei fondi non è un capriccio. I ministri, io ho sentito Bertolaso l'altro giorno che diceva ma forse le stime sono un po' così, ma deve venire a vedere cosa sono. Queste sono aziende, sono 36 aziende che all'interno hanno prodotto finito, macchinari, scaffali, scrivanie, documenti, macchinari importanti sui quali devono ricomprare completamente tutto. Situazione in cui ci troviamo oggi dopo 8 giorni, 9 giorni con oggi, diciamo, dell'alluvione.
stiamo portando fuori tutte le attrezzature, macchinari, materiale, perché siamo veramente disastrati. Cioè proprio siamo rimasti diciamo senza niente. Eravamo sommersi di macerie, fango, tutto per terra, non so quando ce la caveremo qua. L'acqua è arrivata fino a qua, io sono alta 1,60 m, faccio conto, questa è l'altezza dell'acqua. L'acqua è arrivata fino a lì, qua che siamo un po' alta, in strada è arrivata più o meno oltre i 2 metri. Noi produciamo zanzariere e telai, questi erano materiale già pronto alla consegna e come può vedere adesso è da buttare perché è irrecuperabile. Noi abbiamo 35 dipendenti di là, e non so, è tutta gente sposata, giovane, con mutui. Non so cosa faranno se non ci danno una mano a ripartire, si troveranno senza lavoro, perché purtroppo qua queste sono le condizioni che ci troviamo.